Ciao amici di Pronti a Tutto e benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo dei kit di pronto soccorso commerciali e vediamo un attimino se possono fare al caso nostro o no. I kit commerciali di pronto soccorso ormai è facile trovarli un po' dappertutto, si trova al supermercato, al fai da te, nel negozio di articoli per campeggio, dal ricambista e anche addirittura in alcuni mobilifici, specialmente quelli più famosi. Questi kit contengono un sacco di prodotti, cercano di mettere insieme un po' di tutto e di più, però adesso, come avremo modo di vedere, hanno anche delle grosse mancanze a cui è assolutamente fondamentale porre rimedio. Andiamo a vederli. Quali sono le caratteristiche di questi fantastici kit da pronto soccorso? Beh, innanzitutto sicuramente una bustina piuttosto interessante, il contenitore non è affatto male, soprattutto perché ha questa fantastica struttura a fisarmonica in cui la parte centrale, eccola qua, è fatta con una serie di taschine, ognuna delle quali contiene uno di queste categorie di elementi di cui potremmo eventualmente aver bisogno in un caso di primo soccorso. Andiamo a vedere allora effettivamente qual è il contenuto. Allora, abbiamo tamponi, un paio di guanti sterili, cerotti di due misure diverse, due misure diverse di fasce e di bendaggi, una fascia triangolare che è estremamente utile, estremamente versatile in tutti i casi di primo soccorso, poche garze più grosse, spille da balia, cerotti, nastro telato e queste qui hanno delle forbici per tagliare i tessuti e tra l'altro queste qui sono più piuttosto robuste, di solito quelle che si trovano sono quasi di latte, si piegano con le mani, cosa che invece è piuttosto robusta e sembra essere fatta piuttosto bene. Andiamo a vedere l'altro kit. Kit nuovo di pacca, anzi lo inauguriamo per l'occasione. Anche in questo caso la borsina è piuttosto interessante e anche in questo caso abbiamo la stessa filosofia del prodotto precedente, ovvero una serie di scompartimenti già suddivisi e voilà, pronti a essere srotolati e a fornirci una rapida visibilità di tutti quanti gli oggetti che sono contenuti. Benze di garza sterile, bende di compressa sterile, più o meno la stessa cosa degli altri. Un telo triangolare, un paio di guante, inutile manuale di primo soccorso. Forbicine, questa volta, queste in questo caso sono quelle di latta. Un rocchetto di nastro adesivo, che però lascia piuttosto a desiderare in quanto a contenuti, e abbiamo anche una copertina, una metallina, una coperta metallica di quelle per mantenere il calore corporeo. Ok, questo è quanto. Cosa c'è e che cosa manca? Quindi abbiamo visto sicuramente che c'è un contenitore fatto bene con una modalità di esposizione di tutti gli oggetti di cui possiamo avere bisogno che è estremamente interessante. La prima cosa che si osserva è che tendenzialmente questi kit pensano all'emergenza pronto soccorso esclusivamente considerando le ferite superficiali, i tagli, perché tendenzialmente benze, garze e cerotti li usiamo esclusivamente in questi casi. Tutti gli altri casi più complicati, quindi qualcosa che potesse eventualmente andare, ad esempio, non so, riguardare gli occhi piuttosto che una frattura, piuttosto che problemi di natura respiratoria o soffocamenti, cose di questo genere, in questi kit assolutamente non è compreso. È giusto che sia così? Chi produce questi kit e ve li vende, di fatto vi sta vendendo una coperta di Linus, vuol dire che vi danno l'idea per cui il kit che prendiamo, magari lasciamo nel bagagliaio della macchina e rimane lì all'infinito, fondamentalmente ci dà una rassicurazione a livello psicologico del tipo: se ho bisogno di qualche cosa, so che ho il mio kit di pronto soccorso. Il problema è che poi, magari nella situazione in cui lo si troverà, ci si troverà ad utilizzarlo, le situazioni saranno più problematiche rispetto a quelle che il nostro kit ci permetterà di gestire. Dall'altra parte, nessun produttore in coscienza andrebbe, ad esempio, a mettere un laccio emostatico in un kit di questo genere, perché moltissimi dei prodotti del primo soccorso, se usati male, laccio emostatico è un esempio classico in questo caso, possono fare addirittura più danni rispetto al valore del supporto che possono dare alla persona ferita.
Quindi tendenzialmente il ragionamento è: per 5-10 euro vivendo un kit che vi tiene tranquille, se vi fate la bua siete a posto. Siccome per tutte le altre cose serve personale che sia ragionevolmente competente, questo personale ragionevolmente competente avrà già le sue risorse, quindi non sarà certo quel tipo di soccorritore classico, magari anche qualcuno che ha fatto un corso della Croce Rossa, che andrà a basarsi esclusivamente su un kit di questo genere. Sono da buttare? No. Personalmente ritengo che possano essere utilizzati come un fantastico primo approccio, giusto per partire, se non altro perché il valore degli oggetti contenuti è commisurato al costo che viene fatto pagare.